quello che era il processo di lavorazione del San Nitro. Purtroppo lo incontriamo per prima. E cosa avveniva qui? Queste innanzitutto sono delle fornaci. Queste qui erano delle fornaci. Qui praticamente le soluzioni che si ricavavano dai procedimenti che vedremo tra poco venivano bollite e si portava a precipitazione il San Nitro, ovvero una volta bollita l'acqua rimaneva il nitrato di potassio. Più in là c'è una struttura, diciamo, che fu fatta in seguito, un po' più complessa, che portava ad ottimizzare i procedimenti. In che periodo parliamo? 1774, grosso modo, è iniziato l'estrazione del San Nitro qui. Nel penultimo decennio del... Chi ha permesso questo? Chi ha permesso la costruzione e chi ha dato l'avvio per il lavoro? Chi ha permesso la costruzione? Sì. Allora, la costruzione di questa struttura fu osteggiata inizialmente da chi produceva il nitrato di potassio artificialmente nelle salpetriere. E rappresentava una lobby che chiaramente loro facevano artificialmente il nitrato di potassio e requisivano il letame dal mondo contadino. Questa cosa qui fu caldeggiata dal giovane, dal Fortis, e appoggiata poi da alcuni funzionari e da quello che era, mi pare, il ministro della guerra all'epoca nel regno di Napoli, che era il Delfico. Alla fine si giunse appunto a decidere la costruzione dell'impianto che vediamo oggi. Oh, è chiaro che in quel periodo questo fu il primo posto al mondo dove vennero rinvenuti i nitrati di grotta, cioè il San Nitro naturale che si formava all'interno di grotte. Il San Nitro si conosceva, cioè, che altro si forma in zone particolarmente secche, deserti del Cile, ma pare anche in Antartide. E allora già si conosceva qualcosa, però nelle grotte, le formazioni dei nitrati di grotte per la prima volta al mondo sono state segnalate qui, proprio dal giovane che li ha rinvenuti, li ha segnalati alla base Fortis, che era un padovano naturalista, e poi questa cosa qui ha avuto una certa risonanza in tutta Europa. E sono stati qui diversi studiosi, ricercatori, Italo Zimmermann tra i più qualificati, ad altri che, diciamo. E fu in quegli anni che vennero portati alla luce, proprio per la costruzione di queste strutture, ci furono i primi rinvenimenti archeologici. Per cui poi si sviluppò tutto quel discorso che vi facevo prima riguardo all'interesse. Ma questo sito praticamente che è stato scoperto quale unico al mondo, poi ha nei fatti consentito la costruzione di un opificio all'avanguardia, secondo lei, per quei tempi? All'avanguardia in quei tempi sicuramente sì, perché è chiaro che quando si è all'avanguardia si costruisce qualche cosa che in seguito non ritroviamo nella definita nelle sue forme che sono state quelle messe su all'inizio della costruzione. Infatti qui c'è stata una successione
di costruzione di strutture per affinare il processo di lavorazione. Quindi si è sperimentato qui la maniera migliore di portare alla raffinazione del salnitro, e questo si legge anche dalla successione della costruzione dell'impianto di lisciviazione giù. Venne fatta prima una parte, venne usata prima dell'acqua, per esempio, poi venne costruita una parte più complessa e più efficiente, sicuramente, lo vedremo giù nelle vasche. Quindi è stato un impianto pilota, un esempio di archeologia industriale. Sappiamo, tra l'altro, che il Regno di Napoli era abbastanza all'avanguardia all'epoca sul piano industriale, contrariamente a quello che il senso comune pensa, il nord industriale, invece era tutto il contrario. Diciamo, seguendo i criteri, per quanto opinabili, che sono oggi riguardo al PIL, aveva un PIL molto più elevato il Regno di Napoli di quello che era il resto dell'Italia.